Bentornati sul canale, nuovo video What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno. Come sempre, se questi video vi piacciono lasciatemi un like e un commentino qui sotto. Quest'oggi ho fatto una colazione semplicissima perché quando non ho tempo di preparare magari qualcosa di sfizioso il giorno prima, ovviamente la mia colazione è classica come quella della maggior parte degli italiani. E preparo appunto un cappuccino, quindi ho scaldato un po' il latte nel microonde, poi ci ho messo il caffè e ho accompagnato il mio cappuccino con due fette biscottate, ovviamente con la Nutella. Per pranzo invece ho preparato pasta e salmone, quindi ho messo in una pentola un po' di cipolla e di olio, ci ho messo anche qualche seme di finocchio che io penso stia benissimo con il pesce, dovete provarlo. Ho cotto il salmone e poi ci ho messo del pomodorino che avevo preparato la sera prima perché avevo fatto la pizza, quindi mi era avanzato un po' di pomodoro e l'ho messo appunto all'interno del salmone. Ho cotto la pasta e questo è stato il mio pranzetto, come sempre pranzi veloci ma buonissimi. Come snack vi propongo invece questa crema al latte con delle ciliegie caramellate. È semplicissima da fare. Mettete in un pentolino 200 g di latte, gli altri 50 g li tenete da parte per sciogliere l'amido. Poi ci mettete lo zucchero e l'amido di mais sciolto all'interno del latte. Mescolate, ovviamente accendete la fiamma e lasciate che si crei appunto questa crema. Quando inizia ad addensarsi spegnete il fuoco e avrete ottenuto una crema al latte davvero buona. Come potete vedere si fa senza uova, quindi è ottima per tantissime preparazioni. E poi in un altro pentolino vado invece a caramellare un pochettino le mie ciliegie che ho denocciolato. Ci metto 3 cucchiaini di zucchero, metto anche un cucchiaio di succo di limone, le lascio caramellare e ammorbidire un pochettino e queste poi andranno sopra alla mia crema di latte che ovviamente io farò raffreddare prima di mettere le ciliegie. Per esempio può essere anche utilizzata per fare il tiramisù, quindi potete unire questa crema al latte, al mascarpone oppure alla panna. Potete anche fare un cheesecake, quindi unendo questa crema alla Philadelphia, insomma potete fare tantissime cose. Consiglio di provarlo. Ovviamente al posto delle ciliegie potete utilizzare le fragole e far quindi caramellare le fragole o qualsiasi altra tipologia di frutta, quella che più preferite. Per cena invece ho preparato dei gamberoni su una base di purè di patate. Ho messo all'interno di una padella dell'aglio, olio, ho fatto cuocere i miei gamberoni che avevo già pulito in precedenza. Ho sfumato i gamberi con la salsa di soia e nel frattempo il bimbi sta preparando il purè, che come lo fa lui non lo fa nessuno. Una volta cotti i gamberi ho messo i gamberi sopra il purè e questa è stata la mia cena. Come sempre, se questo video vi è piaciuto lasciatemi un like e fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto se fate le mie ricette. Io vi mando un grossissimo bacio e ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!